con mister Mancini dell'Ocri. Mister, probabilmente oggi è emerso un fatto: il Locri deve essere un po' più cattivo per chiudere prima le partite, perché poi insomma si è complicata, ma la fortuna diciamo c'è stata nell'immediato post pareggio, perché nell'azione seguente è arrivato già il 2-1 su calcio di rigore. No, è logico, questa è una cosa che vado dicendo da parecchio: dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite, perché oggi abbiamo fatto secondo me un primo tempo sontuoso a livello di ritmo e di pressione costante, e siamo sempre stati là sul pezzo. E rispetto alle altre partite dove il primo tempo era un po' più lento, e dico sempre, purtroppo parlo sempre di ste tegole, ma il calcio è questo. E la prima volta che sono affacciati in aria abbiamo subito purtroppo un rigore e un'espulsione del portiere, poi peraltro abbiamo operato delle sostituzioni, però mi va di rimarcare comunque la forza d'animo che ha avuto la squadra, perché subito abbiamo battuto il calcio a centrocampo e siamo arrivati in aria a prendere il rigore. Quindi questo secondo me è lo spirito giusto che ho visto anche dopo nel difendere il risultato in inferiorità numerica, e da mio avviso il senso di una squadra che sa quello che vuole. Avevo chiesto questo oggi e ci siamo complicati un po' la vita, però alla fine quello che interessava era i tre punti e la prestazione, che a mio avviso c'è stata tutta. Ecco, il senza volo del portiere dell'Ocri è una sorta di costante, almeno nelle partite che abbiamo potuto vedere fino a questo momento. Lei dice il primo tempo è stato sontuoso, c'è il rischio che la squadra abbia una sorta di calo a un certo punto perché si specchia su se stessa e quindi commettendo l'errore poi lo paga? Forse bisogna lavorare sotto questo aspetto, sotto un aspetto mentale. No, non è un abbassamento di tensione, semmai è mancata forse la concentrazione in alcune partite, ma all'inizio, il secondo tempo era tutt'altra storia. Oggi invece abbiamo iniziato bene, perché abbiamo parlato prima della gara, l'avevamo preparata proprio così, e calcola che c'era il campo bagnatissimo, pioveva a dirotto, quindi il pallone è molto più veloce, molto più difficile da controllare anche in costruzione, ma nonostante questo abbiamo a mio avviso fatto un'ottima prestazione, e condita da tanto carattere alla fine. L'ultima domanda: il Locri ha messo la freccia in questo momento in testa alla classifica, questo quanto può aiutarla nell'affrontare una settimana comunque molto delicata, perché la prossima sfida è con la Regione Mediterranea? Sicuramente arrivare sopra in classifica e con due punti in più penso sia più semplice, anche se il nostro obiettivo comunque è quello di provare a vincere domenica dopo domenica. È logico che se ci vai con tre punti sotto è già diverso, perché non puoi permetterti più un passo falso. Giochiamo in maniera tranquilla, perché è una partita come le altre, affronteremo un'ottima squadra sicuramente, perché l'ha dimostrato finora, però consapevoli comunque della nostra forza, e con ciò non dico che siamo forti, siamo invincibili o meno, no, lungi da me un pensiero del genere, però dobbiamo essere consapevoli che se buttiamo il cuore oltre l'ostacolo siamo forti veramente. Grazie mister. Grazie a voi.